Ciao pescatori appassionati di mare, benvenuti in questo nuovo primo video del 2020. Da quanto posso intuire, uno degli argomenti che vi interessa maggiormente è lo shore jigging, quindi nel video di oggi parleremo dello shore jigging e dello shore jigging in Italia. Intro! Durante questo video farò soltanto una breve panoramica sullo shore jigging e sullo shore jigging in Italia. E poi farò degli ulteriori approfondimenti per quanto riguarda le canne, i mulinelli e tutto il necessario per praticare questa tecnica durante i prossimi video. Bene, che cos'è lo shore jigging? Lo shore jigging è semplicemente una tecnica di pesca che fa parte dello spinning, quindi della pesca con le esche artificiali, e prevede l'utilizzo di metal jig prettamente dalla costa. È una tecnica di pesca che veniva praticata prevalentemente su scogliere artificiali o naturali e su spiaggioni profondi o comunque sia spot con una batimetrica abbastanza importante. Perché si andava a cercare una batimetrica importante? Le prime canne da shore jigging erano canne con un casting weight molto importante. Si partiva da un minimo di 60-70 grammi fino ad arrivare anche a 120-150 grammi. E giustamente utilizzando dei metal jig molto pesanti era necessario andare a cercare degli spot con una batimetrica molto importante, quindi spot con una batimetrica dai 20-25 metri fino ad arrivare anche ai 50-55 metri o giù di lì. Questo perché? Perché giustamente utilizzando questi metal jig così grandi, se li utilizzo su uno spot molto basso con 5 metri di fondale, la mia azione di pesca sarà pessima, non andrà bene e molto probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi mi leverò la vita inutilmente, pescherò male e non catturerò niente. Questa cosa qui ha fatto sì che i pescatori iniziassero a vedere lo shore jigging come una tecnica prettamente pesante, praticabile da pochi e, parlando dell'Italia in preciso, soltanto in pochissimi spot. Sì, perché noi in Italia fondamentalmente non abbiamo, nella stragrande maggioranza dei casi, degli spot con una batimetrica importante e scogliere artificiali o naturali e spiaggioni profondi come magari ci può essere in Giappone, Grecia, Portogallo, alcuni punti della Francia e Malta. Però shore jigging non significa pescare con almeno 80 grammi di piombo. Shore jigging significa pescare con i metal jig dalla costa. Quindi poi, col passare del tempo, le aziende hanno iniziato a produrre delle canne da pesca un pochino più leggere e umane, adatte anche a pesci non necessariamente importanti, e facendo sì che questa tecnica qui si possa praticare, diciamo, un po' ovunque. In Giappone, ad esempio, si trovano anche delle canne specifiche da shore jigging che lanciano da 10 grammi a salire. Era necessario fare queste canne qua? A parer mio, no, ma non perché la tecnica non vada bene. Ad esempio, parlando in Italia, per pescare un po' ovunque basterebbe utilizzare anche le nostre semplici canne da spinning per poter pescare con gighettini da 20, 30 o 40 grammi. Anche quello fondamentalmente è shore jig. Anzi, lo shore jigging fondamentalmente è stato il nominare una tecnica e creare degli attrezzi specifici, ma fondamentalmente si pescava shore jigging prima che questo termine venisse coniato. Con quei 4 metal jig che c'erano si lanciavano e si recuperavano dalla costa e fondamentalmente quello era shore jigging. Poi, come è avvenuto per tante altre tecniche, si è coniato un nome, si è creata una moda, le aziende chi più chi meno ha iniziato a produrre degli attrezzi più o meno specifici, e la gente è convinta che per praticare shore jigging serva necessariamente, cioè, se io voglio praticare shore jigging con metal jig da 20-30 grammi, non mi serve una canna da 9 piedi che ci sia scritto shore jigging sul fusto. Magari la 7 piedi e 6 da 40 grammi che mi ritrovo già in rastrelliera ha delle specifiche tecniche che possono già soddisfare quello che mi serve per poter pescare con i metal jig. Perché le canne da shore jigging hanno un'azione ben precisa, ma questa azione qua è, si può trovare anche in tante altre canne da pesca non specifiche, non nate per questa tecnica, ma che consentono comunque sia di pescare bene, di avere abbastanza schiena senza doversi andare a mettere 30 canne in rastrelliera. Però di questo ne parliamo sul video
riguardante le canne da shore jigging. Quindi lo shore jigging non è una tecnica di pesca che va vista per forza in maniera pesante. È una tecnica di pesca che io invito chiunque a provare a praticare. Comprate qualche jighettino e vi renderete conto, applicandomi un pochino, che potenziale che ha. Parlando di prede, qui da noi è possibile catturare un visibilio di specie di pesci, dai pesci sciabola alle ricciole, le lampughe, pesci pilota, caranghi, dentici, cerniote, occhiate, saraghi. Permette di catturare un visibilio di specie di pesci. Se li dovrei nominare tutti a uno, il video durerebbe un'ora. Lo shore jigging in Italia. Tanti dicono non è una tecnica per l'Italia, è una tecnica inutile, e le canne da shore jigging non vanno bene per pescare in Italia, sono troppo pesanti, sono così, sono cosà. Il discorso è che voi non dovete comprare necessariamente una canna dove ci sia scritto shore jigging sul fusto e dovervi adattare voi, cioè dover cercare degli spot che vadino bene per la vostra attrezzatura. Basterebbe soltanto adattare l'attrezzatura a quello che sono i vostri spot e i pesci che trovate in quegli spot. Non ha senso comprare una canna da shore jigging da 100 grammi e con un max drag molto importante se poi sotto costa ci avete 15 metri di fondale e pescate le palamite da un chilo e mezzo alletterati su quella dimensione lì, senza nulla togliere a questi pesci. Però diciamo che sono pesci molto più divertenti, corrente permettendo, condizioni dello spot permettendo, da pescare magari con una canna da un'oncia e gighettini da 20 e 30 grammi. Ci sarà molto più divertimento e molto più combattimento nei confronti di questo pesce. Quindi secondo me è una tecnica praticabile ovunque, con metal jig sia leggeri che pesanti, dai 5 grammi a salire fino ad arrivare ai 120 grammi. Io sono stato uno di quei caproni che inizialmente vedeva questa tecnica di pesca soltanto come una tecnica pesante e io mi ci sono massacrato abbastanza. Però quando ho iniziato a praticarla in chiave un pochino più light, lì ho iniziato ad avere maggiori soddisfazioni, molte più catture. Poi ho iniziato a cercare degli attrezzi che potevano andare bene per i miei spot e i miei pesci, come vi dicevo poco fa. Lì ho trovato, mi si è aperto un mondo, perché io senza levarmi la vita, senza dovermi andare a fare chilometri in macchina e dormire in macchina per essere sullo spot il giorno dopo, senza stare a impazzire, riuscivo a pescare praticamente quasi ovunque e a portare sempre a casa qualche cattura. Quindi sì, lo shore jigging in Italia è praticabile. Basta soltanto non fissarsi sulla canna con scritto shore jigging sopra. Prendete la vostra canna da spinning e approcciatevi a questa tecnica qua. Vedete se funziona, se i vostri spot fruttano, se vi permettono di fare delle catture con continuità. Poi magari vedete di trovare qualche attrezzo un pochino più valido che vi consenta di pescare meglio. Ma non è necessario né avere la canna specifica né avere un cannone, una pertica da 10 piedi e levarsi la vita inutilmente. Almeno questo è come la penso io. Pescatori appassionati di mare, il video finisce qui. Non mi dilungo oltre, anche se ci sarebbe ancora tanto da parlare, ma dirò tutto man mano che usciranno gli altri video riguardanti le canne, i bullinelli e tutto il resto che è necessario avere per praticare lo shore jigging. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Se i video vi garbano condivideteli sui social network dove siete iscritti. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!